Mario Ciaccia, in queste settimane abbiamo conosciuto molto suo fratello, lei pochissimo, pochissimo davvero, l'abbiamo riconosciuta solo per lo stile degli occhiali, delle lenti degli occhiali. Emozionato, oggi per lei è veramente il primo giorno. Mi sono emozionato molto entrando allo stadio, veramente uno stadio bellissimo, quindi che una città come voi merita. I tifosi, ecco, ho sentito il capo tifoso, ho parlato con un po' di amici qui abruzzesi che c'è una grossissima passione nel calcio a Teramo. E quindi siamo felici, abbiamo preso questa decisione di donare il 10% al Teramo Calcio, proprio per far capire che ci fa piacere il coinvolgimento della città. Sicuramente porteremo delle belle sorprese come nostri amici, partner, sicuramente faremo delle belle cose insieme. Ripeto sempre, spero nei risultati, perché soprattutto all'inizio i risultati aiutano. Se mancano i risultati uno può fare scelte, non sa mai se è giusto o sbagliate. Quindi abbiamo molta stima del mister, mio fratello ha detto una stima immensa, quindi siamo felici di aver trovato un mister così capace e preparato, e speriamo di fare bellissime cose insieme. Che idea si è fatta di questa squadra? Hai questa squadra che il vecchio presidente ha dei giovani molto importanti nell'organico. Adesso ancora non ricordo i nomi, mi sembra Piacentini. Sì, 99. Piacentini. Piero. Che bravissimo, insomma, che l'ho visto l'altro giorno nella partita, quindi c'è veramente un bello organico. Faremo 2-3 innesti a gennaio sicuramente. E per andare ai playoff e per fare dei playoff tranquilli, non dei playoff a vincere, insomma, però sicuramente. Speriamo di non dover fare un campionato, insomma, a salvarsi durante. Dobbiamo fare una stagione tranquilla per programmare poi per l'anno prossimo e fare qualcosa di più. Insomma. Quindi stagione tranquilla, strizzando l'occhio a qualcosina di più per programmare la prossima. Per programmare l'anno prossimo, questo sì, è normale, non abbiamo intenzione di fare investimenti folli o scelte sbagliate. Speriamo di poter fare una stagione tranquilla, di farci i playoff quest'anno con serenità, ma non da vincenti. E per preparare qualcosa per l'anno prossimo, insomma. Non posso non chiedere, chi è più appassionato di calcio, lei o suo fratello? Mio fratello è molto più appassionato di me. Lei meno? No, io sono appassionato di calcio, però lo seguirò un po' di meno, seguo un po' tutta la parte più immobiliare, la parte degli advisor e quant'altro. Sono anche molto appassionato, poi è impossibile quando uno sta seduto a vedere la tua squadra non appassionarci, questo siamo stupidi. Poi mio fratello ha veramente una passione pazzesca per il calcio, insomma. Anche perché il cuore si divide in tante, c'è anche il Fiuggi, c'è il Teramo, io non so se in Serie A è uscita anche voce che siete sulle due sponde della della Lazio, però lui della Roma. Sì, però abbiamo sempre visto i derby insieme perché siamo molto uniti da sempre, quindi abbiamo sempre visto la partita insieme. Io non so, sono laziale non antiromanista e lui anche romanista non antiraziale, un po' atipico, sì, però siamo di sponde diverse, insomma, ma anche divertente, insomma, questa cosa nei derby in famiglia, è piacevole, insomma.